Cari gentili lettori, siamo rimasti lontani davvero troppo a lungo. Finalmente l'alta società di Londra ha fatto ritorno. È impressione che il nostro bel mondo stia cavalcando l'onda del cambiamento. E con essa la vostra affezionata autrice. Io devo andarmene da quella casa. Devo prendere marito. Milady ha già un corteggiatore in mente? Nostro fratello! Colin! Fratello, quale solo straniero dobbiamo ringraziare per quell'aspetto così vigoroso? Penn, che gioia vederti. Davvero? C'è qualche problema? Tutti i Bridgerton sembrano nati per attirare l'attenzione. Per alcune di noi resta un puro desiderio. Se è un marito quello che desideri, io ti posso aiutare. Siamo amici, no? Amici. Prima di tutto valuterò le tue competenze di base. Che gioia incontrarvi tutti! Che meravigliosa temperatura oggi! Ti capirei se mi considerassi una cosa persa. Non devi dire certe cose. Tu sei Penelope Featherington, non dimenticarlo. Non avrà messo gli occhi su di te, voglio sperare. No, io le ho solo offerto il mio aiuto. Ti sembra opportuno? Quel che l'autrice sa per certo è che i diamanti non sono le uniche gemme a risplendere. Lord Ebling, so che è intenzionato a prendere moglie quest'anno. Siete particolarmente bella questa sera. Sei stata molto brava, Penelope. Cosa potresti volere di più? Ma hai sempre detto che il primo fondamento di un grande amore è l'amicizia. È davvero raro. Devi semplicemente seguire il tuo cuore. Qual è la forza primaria che ci guida lungo i nostri sentieri? Penelope. Sono le nostre menti o i nostri cuori?